Ed eccoci qui, bentornati in Trentino, anche oggi insieme al nostro Antonio Di Giovacchino. Ciao Jennifer, bentornati a voi. Ciao chef. Jennifer, oggi andiamo a fare un piatto simbolo del Trentino che tutti conoscono. La posso dire io? Dai, dillo. Mi piacciono dillo. Tanto i canederli. Canederli, brava. Allora, di questa regione praticamente abbiamo fatto alcuni piatti in questi giorni. Non so se ti sei accorta che non abbiamo fatto una pasta. No. Vedi? Ma si mangia poco la pasta, poco perché e niente. La tradizione trentina praticamente non ha una pasta come abbiamo visto tutte le regioni d'Italia, ognuno abbiamo visto le formate di pasta è vero. Di tutti i tipi, ognuno ha la sua pasta. La sua pasta tradizionale che ne va fiera come noi con la chitarra abruzzese. Cacciamo subito la chitarra, vai, il mattarello e la chitarra e facciamo questa pasta che per noi è un orgoglio, anche per loro, ma per loro invece è il piatto proprio simbolo di questa regione sono i canadelli. Vanno molto gli gnocchi, dei ravioli ripieni, tipo ravioli ripieni con del burro fuso, perché il burro è un altro alimento. Loro. Beh, lì hanno del latte molto buono e bei pascoli, quindi insomma. Il Trentingrana è il formaggio che usano loro. E ecco, volevo praticamente questo dettaglio qua, che la pasta qua non l'andremo a fare. E andremo a fare questi canadelli. Dai, beh, iniziamo. Beh. Allora iniziamo. Del pane che abbiamo precedentemente tagliato a dadini. Sì. Sono curiosa perché questa ricetta a me personalmente piace veramente tanto, quindi insomma imparare a farli era una cosa alla quale tenevo. Quindi, oggi insomma, lo andiamo a fare in brodo, però si possono fare delle varianti, li possono fare in tanti modi. Sì. Diciamo, ognuno ci mette del suo, dello speck e della, certo. E della, comunque del la costante fuso. Lo speck lo abbiamo utilizzato fin dalla prima ricetta. E quella sì, diciamo che c'è. Quanto è buono lo speck. Allora io vado a mettere dei guanti. Sì. Andiamo a mettere del latte, quindi pane latte e latte, poi mettiamo la salsiccia luganica, lo speck, del formaggio Trentigrana, andiamo a mettere un pizzichetto di quello dopo. Sì, sì, no, te l'ho un pizzichetto. Faccio di ordine, prezzemolo. Io faccio un assistente. Mettiamo, grazie. Ordine in cucina, per me è sacrosanto. Delle uova. Questa mania di mettere a posto le cuoce l'hai e tu. Sì, insomma. Sì, ma anche quando cucino a casa, cioè a volte non lo so, capito? Non riesco a fare perché devo mettere a posto. Perché penso sempre è che poi mi aspetta no, lì. Comunque alla fine del pranzo, della cena. Che l'ordine è una cosa che in cucina non ci si perde mai. Beh sì, hai proprio ragione. Stavo l'ordine... dicendo, l'ordine in cucina praticamente non ci perde mai. Essere ordinati in cucina ti ritrovi, riesci a ritrovare tutto, anche le cose una volta usate se le mettono a posto suo e non ti ritrovi alla fine con tante di quelle cose. Ti passa la voglia, a parte guarda. Non sai dove mettere le mani. Esatto. Ma poi, poi nelle cucine di casa, secondo me questa cosa è ancora più sentita, perché mentre qui comunque ci sono proprio a volte delle situazioni separate, c'è l'angolo dove magari si lavano i piatti e le stoviglie, e poi ci sono i fuochi, c'è il tavolo dove si assemblano i piatti. In cucina abbiamo tutti degli spazi veramente piccoli, quindi riuscire a gestire tutto diventa veramente complicato. Poi io ho l'ansia, è veramente l'ansia, quando cucino poi di pulire il gas, è una cosa che odio. Ne stavo parlando proprio ieri sera in famiglia. Io odio pulire i fornelli. Però, guarda, e d'altro canto io non riesco ad andare a dormire o comunque senza pulirli. Se no, se dopo non li pulisci il giorno esatto. dopo è una cosa che lo devi fare e esatto. praticamente ti ritrovi il lavoro il doppio perché diventa duro e esatto. ancora più difficile. Viva le piastre a induzione! Adesso ci stanno delle cucine che si puliscono da sole come dei forni. Sì, allora, mettiamo meraviglia. Della farina adesso. Facciamo riposare... Bene, questo lo facciamo riposare per 4-5 ore, bello coperto, e lo facciamo riposare. Chef, abbiamo dimenticato allora, il pepe? Jennifer, mettimi il pepe, un cirillino di pepe,
Pepiamo che ci sta bene. E andiamo a mettere... Basta, chef? Sì, va bene, non ho troppo per coprire. Andiamo a mettere il nostro pane grattugiato. Ok. Che praticamente è l'eccesso di latte, sì, gli dà la densità giusta per fare i nostri canederli. Che poi non so se si dice canederli o canederli, boh. Canederli? Non lo so. Beh, sicuramente... mi viene il dubbio anche a me. Sai che non lo so? Vabbè, allora se c'è qualche trentino che insomma ci chiarisce questo dubbio... Io l'ho sentito in tutti e due i modi, devo dire. Sì, esatto. Anch'io. Fondamentalmente è un impasto di pane. Un impasto di pane, sembra un piatto di recupero, diciamo. Sì. Questo invece è un brodo vegetale o un brodo di carne? Praticamente abbiamo fatto un brodo vegetale, abbiamo aggiunto dell'alloro, dell'aglio, del sedano, carota, cipolla. Un brodo vegetale, però anche, ecco, ripete, l'aglio e l'alloro a un brodo vegetale. non ci appartiene proprio come cosa, però secondo me sta bene, insomma, tutto ciò che conferisce sapore e profumo. E facciamo tipo delle polpettine. In tanti le fanno anche fritte. Un po' più piccole, anche fritte lo puoi fare, sì. E le andiamo direttamente a immergere, a cucinarle nel nostro brodo. Alziamo la fiamma, così. Questi almeno un quarto d'ora. Ok, quarto d'ora di cottura. Sì, ci stanno le uova. Ecco, ricordo ai nostri telespettatori che se vogliono fare questa ricetta trovano tutti gli ingredienti con le rispettive dosi a fine puntata nella nostra grafica e, insomma, se vogliono avere più tempo per scriverli con calma, basta andare su YouTube, digitare Chef in Cucina, lì avete la playlist con tutte le nostre puntate, scorrete fino alla fine e trovate proprio tutti gli ingredienti con le dosi e ovviamente poi potete rimettere la puntata da capo e seguire tutti i vari passaggi con i consigli e i segreti dei nostri chef. E scegliere anche le ricette più semplici, le più magari se avete più tempo da dedicare alla cucina. Sì, abbiamo veramente... È importante anche quello. Abbiamo un archivio, devo dire, Rete 8 deve andare fiera di questa cosa perché abbiamo un archivio di ricette abruzzesi enorme. Abbiamo la cucina teramana, abbiamo la cucina tradizionale abruzzese, abbiamo ricette di chef stellati, abbiamo ricette senza glutine, ricette di pasticceria, ricette... abbiamo veramente tantissime cose e a breve faremo anche le cucine del mondo con la cucina orientale, quindi rimanete sintonizzati su Rete 8 perché insomma noi cerchiamo sempre di proporvi tante ricette che possano soddisfare i vostri gusti. E fai benissimo. Faccio bene, certo. Brava, bravissima. Io sono appassionata di cucina, quindi mi piace vedere anche un po' al di fuori dei confini nazionali, ma è no? Sì, vabbè, non ci dobbiamo. Poi, dobbiamo essere orgogliosi della nostra cucina. Brava. Dobbiamo essere orgogliosi della nostra cucina, però dobbiamo essere anche conoscere. Curiosi e conoscere le altre cucine che sono non da la curiosità è il motore del mondo e anche dell'intelligenza, secondo me. E perché non cucina? Se non c'è curiosità non cucina. Esatto. E allora, trascorso il nostro tempo di cottura, una ventina di minuti per i canaderli, li andiamo a tirare fuori e li andiamo ad impiattare. Quanto sono belle queste pallotte! Le posso chiamare le nostre belle noi pallotte di pane? Le pallotte caciova. Pallotte caciova. Perché poi alla fine c'è solo una percentuale maggiore di pane. Sì, qui. Sì. Una percentuale maggiore di pane, poi c'è lo speck. C'è lo speck. Se no è una pallottina caciova. Assolutamente sì. Certo, se sentirlo al Trentino, mo si offendono. Ed eccoli qui. I nostri canederli in brodo. Noi l'abbiamo fatto in brodo, però, ripeto, si possono fare con del burro e del formaggio. Andiamo a mettere una spruzzatina di trentingrana. E ci siamo. E il piatto è pronto. È pronto. Grazie Antonio per averci portato in Trentino anche oggi. Grazie a voi e ci vediamo alla prossima puntata. Sempre su Rete 8, a domani. Il peperoncino, oltre a contenere la capsaicina, che è un sedativo naturale, contiene anche carotenoidi, che creano un ombrello naturale contro i raggi UV.